Bentrovati ai nostri telespettatori, si avvicina il 28 agosto, una data storica per la nostra città. Papa Francesco renderà visita alla Basilica di Collemaggio e oggi abbiamo con noi ospite Sua Eminenza, signor Giuseppe Petrocchi, grazie per essere qui Grazie a con voi. noi. Un cammino lungo, faticoso, anche un po' di incertezza per questa visita, lo ricordiamo nei mesi scorsi, però lei è stato forte, è riuscito ad ottenere questa, possiamo definirla, data storica per la nostra città, decisamente. E lei, oltre che il pastore delle nostre anime, è anche un attento studioso, un professore di filosofia, e spessissimo nelle sue omelie abbiamo rinvenuto questa matrice culturale, queste solide basi storiche alle quali si ancora c'è l'ancoraggio, insomma, alla fede, ma anche al messaggio di nostro Signore. E ora, come possiamo posizionare storicamente sulla linea temporale, e se lo possiamo fare in una prospettiva storica, questa visita del Papa, cioè quale significato può assumere storicamente, potrà assumere storicamente, insomma, se vogliamo lanciare uno sguardo anche a quello che potrà significare per l'Aquila. Dal punto di vista dell'anagrafe storica, l'origine della città di L'Aquila è relativamente recente. Gli studiosi indicano come data il 1253-1254. Però subito la città assume un alto profilo dal punto di vista sociale, politico, economico, culturale. Ciò è dovuto anche alla sua posizione geografica che la colloca come città ponte tra il regno delle due Sicilie e lo Stato Pontificio, tra Napoli e Roma, per capirci, ma anche interseca le vie di passaggio tra l'Italia del centro e l'Italia del sud. L'Aquila è anche portatrice di eventi drammatici. La sua storia è segnata dalle ferite inferte da terremoti devastanti. Ricordiamo tra gli altri quello catastrofico del 1703 e quello, purtroppo, vicinissimo a Recente. noi del No. 2009, con le sue repliche del 2016 e 2017. L'Aquila è anche una città in cui, su iniziativa profetica di Celestino V, si attiva una sorgente spirituale, ma anche di tipo culturale, che è la perdonanza. Non si tratta di una semplice celebrazione religiosa circoscritta al territorio aquilano. Ha dall'inizio una portata universale perché è, per così dire, decretata da un papa, dal successore di Pietro. La venuta di Papa Francesco, secondo me, si aggancia a queste varie valenze e a mio avviso vanno ben identificate. Anzitutto il Papa viene per portare il segno di una consolazione, quindi di una prossimità a una città che io ho definito spesso crocifissa, ma anche una città in cui compaiono i segni della risurrezione. La risurrezione, ricordiamolo, non è semplice ripristino delle cose così come erano prima, no? Ma la risurrezione comporta un di più che compare su iniziativa di Dio. Noi siamo collaboratori di risurrezione, non possiamo essere autori. Ora, risurrezione significa che dentro questa storia in cui compaiono piaghe,
che dobbiamo saper riconoscere e saper con soffrire, soprattutto con coloro che hanno avuto condizioni di sofferenza estrema. Basti pensare a genitori che hanno perso i figli o figli che hanno perso i genitori. Quindi il Papa interviene su queste situazioni per portare una parola di speranza, per accendere nel cuore delle persone la sicurezza che Dio ci ama sempre, anche quando siamo visitati da tribolazioni immense. Papa Francesco viene e si raccorda su questa tradizione che scorre ininterrotta all'Aquila da 728 anni. Porta su questa tradizione il suo contributo, basti pensare al magistero di Papa Francesco sulla misericordia, profondo e rivolto a tutti. Ma al tempo stesso però accoglie questa tradizione e la proietta a livello mondiale. Allora, la sua venuta significa davvero siglare all'Aquila la titolarità di città del perdono, e questo apre scenari straordinari. Prendo spunto appunto dalla città crocifissa e dalla città che attraverso questa visita può andare e viaggiare verso una resurrezione. Credo che l'itinerario, se noi seguiamo l'itinerario di Papa Francesco la mattina, e quindi partirà da Piazza Duomo, dall'Agorà, dal centro cittadino, a me pare di poter cogliere due aspetti che vorrei riassumere con un sostantivo: una cura, che è da una parte quella, sì, sicuramente delle pietre, perché attraverso la visita al Duomo c'è appunto la stratificazione, proviamo anche storica, degli eventi che ne hanno determinato la crocifissione, quindi visitare le pietre che stanno per essere ricostruite. E dall'altra parte, sulla piazza, anche la cura di quella ferita che lei ha citato, cioè i parenti delle vittime, una cicatrice che rimane. Quindi sì, possiamo parlare di un Papa che cura la città e le sue anime. Venendo qui, a me è apparso subito chiaro che esistono due terremoti, e che ho definito il terremoto che si è abbattuto sugli edifici, reso visibile dai crolli, dagli squarci, un terremoto che ha raso al suolo case e anche monumenti, e c'è anche un terremoto dell'anima, questo terremoto che determina crepe nella mente, nel cuore, nelle tradizioni, nelle relazioni, nelle abitudini. Mentre il terremoto, chiamiamolo così, geologico, ha una durata limitata, grazie a Dio, il terremoto dell'anima invece ha tempi di fibrillazione che possono comportare decenni. No? Il Papa viene certamente per dare un incoraggiamento alla ricostruzione. Sul piano dell'edilizia civile mi sembra che si sono fatti passi considerevoli, constatabili. Sul piano dell'edilizia religiosa siamo ancora nelle fasi iniziali. Ci sono già certamente risultati validi, ma non sono ancora considerabili adeguati al danno che il sisma ha provocato. Noi abbiamo avuto più di 200 chiese, no, che hanno subito guasti terribili. Ecco. E le chiese, lo ripeto, non sono solo un patrimonio di alto profilo qui all'Aquila, di carattere architettonico, di carattere monumentale, hanno anche, diciamo così, una fisionomia identitaria, sono luogo di aggregazione, e quindi, come ogni luogo di incontro, è anche un luogo in cui si aprono poi prospettive
condivise di azione. È importante la ricostruzione delle chiese. Il Papa viene per dare un segnale di rafforzamento di una volontà che c'è già nelle istituzioni e c'è già nella popolazione. Però il Papa credo che voglia dire alle persone che hanno subito traumi che la Chiesa è vicina e che dentro condizioni che possono apparire di oscurità, Dio accende sempre delle luci. Dio non permette mai che un dolore ci visiti se non per aprire prospettive ancora più forti e più belle. Allora noi dobbiamo chiederci qual è il di più che dobbiamo ricavare da questa esperienza drammatica del terremoto da cui stiamo insieme, anche se con fatica ma con tenacia, uscendo. Cura e luce, potremmo anche in questo caso prendere spunto, perché messaggio universale, innegabile, di Celestino, l'apertura della porta santa, ma anche questa straordinaria coincidenza dell'Angelus che parte dall'Aquila, in un periodo, in un momento storico questo, molto complesso, insomma, la guerra nel cuore dell'Europa, la pandemia, speriamo che sia una coda, ma tuttavia presente nelle nostre vite, la crisi di Taiwan che incombe, il Papa, insomma, messaggio universale, da poche ore anche le tensioni fra Serbia e Kosovo, se vogliamo, ma anche più in generale possiamo dire una crisi delle democrazie, no? Una crisi latente. E allora questa visita, questa coincidenza, questa universalità, possiamo dire che forse dall'Aquila parte un raggio di luce e vediamo nel buio tempestoso di queste ore, di questi giorni. Vede, noi dovremo sempre di più e sempre meglio apprendere l'arte del medico nel valutare gli eventi, cioè non limitarsi a constatarli, ma cercare di capire le cause, quindi emettere delle diagnosi e cercare anche di costruire delle terapie. I fenomeni che lei ha elencato hanno delle radici, noi dobbiamo avere il coraggio di scoprirle, di esplorarle, di scandagliarle. Dietro i conflitti ci sono sempre atteggiamenti antietici, atteggiamenti di egocentrismo che può essere personale, collettivo, che punta sempre a sopraffare l'altro. Quindi c'è un atteggiamento di dominio che è sempre carico di violenza. Allora, se noi vogliamo contribuire a neutralizzare questi fenomeni che sono rischiosissimi, non possiamo limitarci soltanto alle analisi e non bastano, anche se sono fondamentali, le strategie di tipo politico, diplomatico. Occorre molto di più attivare una sorta di cambiamento di mentalità, suscitare una conversione, perché se non cambia il modo di pensare, di sentire e di agire, i problemi si ripropongono in una forma diversa, anche quando sembrano temporaneamente, per così dire, fermati. Allora, il messaggio del perdono che parte dall'Aquila può avere un'altissima valenza anche sul piano delle relazioni internazionali. Bene, io la ringrazio per la sua presenza, spunti molto interessanti, anche se vogliamo una bussola per noi organi di informazione rispetto a questo evento che ci vede coinvolti, e l'auspicio è che ci siano altri momenti di riflessione di qui al 28 agosto per poter continuare a preparare e a prepararci, ognuno di noi, a questa importante e storica visita di Papa Francesco. Grazie ancora. Grazie di cuore a lei.